parte per questo aggiornamento meteo in formato flash. L'Europa non si trova più sotto lo scacco dell'alta pressione. Un'ampia circolazione ciclonica che occupa gran parte dell'Atlantico, si estende infatti sino alle isole britanniche e si spinge poi con il suo vertice fino al limite naturale costituito dai Pirenei e dalle Alpi. Qui la discesa fresca subisce una frenata a causa delle correnti che tendono a piegare da sud-ovest, trasportando aria a tratti umida e instabile anche verso l'Italia. Questo comporta l'insorgenza di alcune manifestazioni temporalesche isolate, ma talora forti, come abbiamo anche avuto modo di apprendere dalle cronache, che interrompono sulla tratti un soleggiamento comunque prevalente. La nuova settimana trascorrerà ancora su questa falsa riga fino a mercoledì 17, poi la saccatura tenterà un affondo più deciso sulla Spagna, ponendo l'Italia ad un bivio. Il nord e forse anche la Toscana finirà sotto una passata temporalesca piuttosto decisa con aria fresca al seguito, specie giovedì 18 agosto, mentre il resto del centro-sud e la Sardegna sperimenteranno tra il 17 e il 19 agosto condizioni soleggiate, soprattutto decisamente più calde, con temperature nettamente superiori alla media del periodo. Un'ondata di caldo che comunque durerà poco, infatti già venerdì qualche temporale sfonderà anche sulle regioni centrali e poi nel prossimo weekend tutto passerà, nei bassi strati si estenderà l'anticiclone delle Azzorre che porterà su tutta l'Italia condizioni soleggiate ma temperature nella norma, soprattutto nella giornata di sabato, mentre in quota di quando viaggerà ancora qualche infiltrazione fresca, come quella che i nostri modelli individuano tra domenica pomeriggio e lunedì 22 agosto, quando si potrà accendere ancora qualche temporale in viaggio dal nord verso il centro e poi infine anche verso il sud, in un contesto di temperature che si manterranno in linea con le medie del periodo. Grazie per averci seguito, se volete rimanere sempre aggiornati sul meteo dei prossimi giorni iscrivetevi al canale. Da Luca Angelini è tutto, vi saluto e vi attendo al prossimo video.